Dunque, allora, come cerchiamo di imporre qua la cosa? Allora, polarizzazione dei BGT in zona attiva diretta. Ma cerchiamo di chiarire bene qual è il problema. Come si polarizza in zona attiva diretta? Lo sappiamo, no? Cioè noi dobbiamo mettere una VCE che sia maggiore di VCSAT, per essere sicuri che sia non sia in saturazione, e minore di VBD, per essere sicuri che non sia in breakdown. Ok? E l'IC deve essere maggiore di 0 e deve essere minore dell'IC max, che è il valore massimo che può avere. Quindi questo è il vincolo generale. Poi cosa succede? Dopo la polarizzazione applichiamo un segnale, avete visto in pratica ci si sposta un po' dal punto di riposo, tipicamente ci si sposta abbastanza poco, dipende poi da come funziona il circuito, quindi l'importante è che anche quando ci si sposta dal punto di riposo, perché si applica un segnale variabile nel tempo, il transistor rimanga in zona attiva diretta. Che quindi va messo in zona attiva diretta, ma non troppo vicino ai limiti di funzionamento di queste disequazioni. Altrimenti, poi, se mi sposto un po', rischio di uscire dalla zona attiva diretta. Questa è un'altra cosa. C'è un'altra cosa che però è importante, ed è la seguente. Io non avrò mai un transistor che ha le caratteristiche nominali. Cioè, io devo sapere che i componenti non sono tutti uguali, anche se nominalmente appartengono allo stesso tipo di transistor, però non vengono tutti uguali, ci sono delle tolleranze di fabbricazione, per cui possono avere differenze significative. E poi il circuito elettrico può funzionare a temperature diverse. Magari è più freddo quando accendo e poi dopo un po' si scalda, no? E quindi cambia la temperatura di funzionamento e io mi aspetto che il circuito funzioni nello stesso modo. D'accordo? Quindi temperatura e variazione dei parametri. E quali sono i problemi importanti del transistor bipolare? Ci sono due problemi importanti. Uno è il fatto che il beta F varia molto da componente a componente. Perché vi ricordate, beta F è uguale a dunque, quindi un problema importante è variabilità di beta F. Perché varia così tanto? Come mai è così sensibile? Perché vedete, beta F è uguale ad alfa F diviso 1 meno alfa F. E alfa F è la porzione, la corrente di emettitore che finisce nel collettore. Okay? Ricorda, è il diodo di emettitore che finisce nel collettore. Ora, alfa F è grande perché, scusate, beta F è grande perché alfa F è molto vicino a 1. Ok? Questo l'abbiamo visto. Però questo è anche un problema, perché essendo alfa F molto vicino a 1, anche una piccola variazione di alfa F mi fa cambiare molto beta F. Basta fare un conto, se prendiamo alfa F uguale a 0,99, beta F mi viene 99, se faccio la sostituzione. Se alfa F è uguale a 0,995, quindi giusto uno 0,5% in più, beta F, se vado a fare la sostituzione, mi viene, fidatevi, 199, raddoppio. È ovvio, è praticamente dimezzato sotto. Quindi è sensibilissimo. E qui, siccome magari alfa F cambia perché non mi vengono tutti con la stessa lunghezza di base, transistor, non mi vengono tutti esattamente con lo stesso drogaggio, quindi la proporzione della corrente raccolta al collettore del diodo dell'emettitore cambia appena appena un po', e beta F mi cambia un sacco. Allora, io che cosa vorrei? Vorrei che il comportamento del transistor, però, cioè il comportamento del circuito, anche se il transistor lo cambio, rimanga lo stesso. Immaginate una produzione, i volumi di amplificatori, insomma, bisogna che funzionino tutti uguali.
Non voglio che funzionino in modo diverso l'uno dall'altro. Allora, perché questo è un punto importante? Perché è una caratteristica che vedremo sempre in tutta la progettazione elettronica. Io dovrò cercare di fare di avere dei circuiti che compensino le variazioni dei parametri dei transistor. Quindi è il circuito che dovrà funzionare all'incirca comunque bene, nel modo comunque, diciamo, poco variabile, anche se beta F sotto varia tanto. Oh, questa cosa noi l'abbiamo già vista, perché l'abbiamo vista per esempio con i circuiti di reazione. Ricordate, uno dei vantaggi dei circuiti di reazione è che la funzione di trasferimento dipendeva poco dall'amplificazione della rete di azione, no? Ma dipendeva molto dalla rete di reazione, che effettivamente invece possiamo cercare di analizzare in modo riproducibile. E questo è il classico modo di risolverlo, però dobbiamo tenere sempre conto. Lì ne teniamo conto a livello di amplificatori, perché comunque l'amplificazione varia e il circuito dove è inserito l'amplificatore deve variare poco. L'amplificatore è fatto con dei transistor e va fatto la stessa cosa a livello dell'amplificatore, quindi diciamo, la costruzione dell'amplificatore deve attutire molto la variazione che possiamo avere a livello di transistor. Ok, questa è una cosa. L'altra cosa è la temperatura. La temperatura incide molto perché se prendete l'espressione della corrente in un diodo di tutti e dunque scrivete, cerchiamo di scrivere variazione della temperatura. Cosa succede? Che ci sono dei parametri che dipendono molto fortemente dalla temperatura. Per esempio, scrivo l'espressione della corrente nel diodo di emettitore. Questa corrente è fatta così, cioè IS, che è la corrente di saturazione inversa, per E alla VBE diviso VT meno 1. Ora qui ci sono due parametri che dipendono tantissimo dalla temperatura, VT e IS, sono tutte e due fortemente dipendenti dalla temperatura, perché VT è uguale a K per T diviso Q. Quindi questa T è la temperatura assoluta, K è la costante di Boltzmann, Q è la carica dell'elettrone. Quindi questo termine VT è proporzionale alla temperatura e sta al denominatore di un esponenziale. Quindi se giocate un minimo, vedete che cambiando un po' la temperatura, l'esponenziale cambia tantissimo. Quindi la corrente cambia veramente tanto al variare la temperatura. E anche IS dipende dalla temperatura in modo abbastanza forte. IS raddoppia ogni pochi gradi di aumento della temperatura. Non riesco a cancellare. Quindi a parità di VBE, se aumento la temperatura, la corrente aumenta. Questo, diciamo, è anche se pensate alla cosa in termini fisici, è abbastanza, anche in un modo semplicissimo in cui ve l'ho descritto, è abbastanza intuibile, perché la corrente in una giunzione piena è una corrente essenzialmente di diffusione, e più è caldo il dispositivo, più è facile diffondere. La diffusione aumenta con la temperatura, quindi qui dobbiamo aspettarci che all'aumentare della temperatura le correnti nei transistor bipolari, nei diodi in generale, aumentino sempre molto. E di nuovo io voglio un circuito che anche quando cambia la temperatura non cambi tantissimo. D'accordo? Come si fa? Allora, come si fa? Quello che si fa è la seguente cosa. Si cerca di fare in modo che anche quando cambia beta F o quando cambia T, la corrente nel punto di riposo cambi poco. Ok? Perché? Perché i parametri di piccolo segnale, se vi ricordate, l'abbiamo osservato poco tempo fa, dipendono soprattutto dalla corrente, cioè C in HIE e in HUE, e dipendono meno da altre quantità. HFE dipende proprio da beta F, che invece cambia tanto, ma lì chiaramente non ci possiamo fare niente.
Vedete, è proprio BTF, quindi se BTF varia, anche la KFE varia tanto. E poi dovrà essere adesso il circuito che cerca di risolvere, di compensare. Però intanto per HE e HE, se la IC la cerchiamo di fissare, tutto sommato abbiamo almeno questi due parametri che variano relativamente poco. Ripeto, ci rimane soltanto la sensibilità rispetto a BTF. Allora, cosa vuol dire mantenere la C costante al variare della BTF e della temperatura? E come facciamo? Dunque, vuol dire in sostanza far assorbire le variazioni della corrente del BTF e della T da altri parametri. Per forza, perché comunque quei parametri ci sono e variano. E vediamo, facciamo un esempio. Allora, mettiamoci dunque, faccio vedere direttamente qual è la soluzione finale, cioè la soluzione più ragionevole. È più semplice così. Vediamo un po'. Direi di sì. Allora, la cosa più semplice è utilizzare quello che si chiama circuito di autopolarizzazione. Allora, vedete perché funziona il circuito di autopolarizzazione? E così, in qualche modo. Però invece di derivarvelo, io lo faccio vedere subito e poi vi faccio vedere perché effettivamente questo circuito funziona. In pratica, io cosa posso fare? Io posso fare una cosa del genere. Uso un transistor e lo polarizzo con quattro resistenze, messe così. Cioè, ho un partitore di resistenze che uso per fissare la tensione sulla base. E poi uso una resistenza sull'emettitore e una resistenza sul collettore. Questa la chiamo R e questa la chiamo RC. Ok, quindi questo è il. Allora, perché questa cosa funziona? E che condizioni deve rispettare per funzionare? Allora, facciamo questa operazione qui. Analizziamo questo circuito e per analizzarlo meglio applichiamo termini tra base e massa da questa parte. Quindi applichiamo termini. Vedete, allora, che tensione c'è tra questi due punti? Se stacco il circuito a sinistra, io qui posso chiamare VBB la tensione a vuoto. La tensione a vuoto è una partizione di VCC, no? VCC per R2 diviso R1 più R2, che io ho semplicemente un partitore. Quindi VCC per R2 diviso R1 più R2. Ok? E poi la resistenza equivalente che si vede, chiamiamo RBB, tra quei due punti. Vedete, da questi due punti, se spengo il generatore indipendente, io tra questi due punti e massa vedo. Io qui per comodità posso dividerlo così, no? Lo spezzo e questo qui lo chiamo VCC lo stesso. Mi immagino un generatore messo così, di valore VCC. Quindi, quando faccio il calcolo della tensione equivalente, devo tenerlo acceso e calcolo la caduta tra base e massa e mi viene questo. Quando calcolo la resistenza equivalente Thevenin, devo. Mettermi tra questi due punti, spegne il generatore indipendente e valuta la resistenza vista che la chiama RBB, è il parallelo di R1 e R2. D'accordo? In pratica io qui posso dire, qui ho una resistenza RB, qui c'è una tensione VBB, ok? E sono qui tra la base e massa. E poi qui c'è il transistor, qui c'è RE e qui c'è RC e qui c'è VCC.
Va bene, adesso vado avanti e per analizzare più bene il circuito mi metto a considerare il modello lineare a tratti in zona di saturazione, quindi in zona di attiva diretta. Quindi mi metto qua in zona attiva diretta, faccio l'ipotesi di essere in zona attiva diretta, ma insomma. E ora non ho detto valore, quindi è anche impossibile verificare l'ipotesi. Supponiamo che sia vera, no? Che i valori delle tensioni e delle resistenze siano tali che effettivamente mi polarizzi in zona attiva diretta il transistor. Quindi tra base ed emettitore io metto una batteria di valore VB e ON. Questo è l'emettitore. Tra emettitore e massa c'è la resistenza R e poi qui ho beta F per i B, dove questa qui è la B. Questo è il circuito di grande segnale. D'accordo? Poi qui ho la resistenza RC e poi c'è il VCC. Questo è il circuito. Va bene? Allora, adesso, una volta fatto questo, io posso prendere questo circuito e scrivere l'equazione alla maglia d'ingresso. Ora, questa corrente qui è IC nella maglia di uscita, la corrente della maglia d'ingresso è esattamente la corrente B, no? Chiamate B. Quindi scriviamo l'equazione alla maglia d'ingresso. Allora, di cosa scrivo? Devo scrivere VBB meno VBON è uguale a RB, anzi, meno la caduta su RB è RB per IB, meno la caduta su RE è R che moltiplica, in questo caso, la somma delle correnti che passano in R, che è il BPC, uguale a 0. Okay? Quindi questa è l'espressione. E poi, vedete, IB io posso scriverla come IC su beta F, per quello che abbiamo detto. Quindi mi viene una relazione tra VBB meno VBON e IC. Quindi vedete, qui posto, scrivo uguale, porto da questa parte tutte le correnti, metto IC in evidenza e mi viene qui RB diviso beta F più RE, se porto IC in evidenza mi viene 1 più 1 su beta F. Da cui posso ricavare C. Allora, IC è la quantità che voglio che non cambi quando cambia devo scrivere RB diviso beta F più RE diviso 1 più su beta F. Allora, ora guardiamo un po' la situazione. VBB l'ho trovato, dipende soltanto dalle resistenze e dall'alimentazione, quindi per me quello varia poco. Cos'è che varia? Facciamo un po' l'evidenziatore. Qui c'è beta F, quindi lì vedete, mi devo aspettare che quando da componente a componente beta F varia, la C varia. Perché almeno che non sia soddisfatta certe condizioni. Poi un'altra cosa che varia, e varia essenzialmente con la temperatura, è la VB on, perché la tensione che cade sul diodo per una certa corrente varia con la temperatura. Quindi questa cosa qui
è una cosa che alla metà della temperatura diminuisce e quindi io mi trovo, in base a questa espressione, che la corrente complessiva di collettore aumenta quando aumenta la temperatura. Allora, com'è che si gestisce la cosa? Si gestisce in questo modo. Vedete, per neutralizzare la Neutralizzare la dipendenza dipendenza da da beta beta F, F, che che cosa cosa posso posso fare? fare? Posso Posso dire dire questo, questo, ma ma mi mi basta, basta, la la cosa cosa importante è importante è che che beta beta F F sia sia grande, grande, infatti infatti per per questo questo mi mi serve, serve, anche anche che che beta beta F è F è l'amplificazione l'amplificazione corrente, corrente, quindi quindi mi mi fa fa piacere piacere che che sia sia grande, grande, ma ma vedete, vedete, se se beta beta F è F è grande, grande, anche anche se se varia varia molto, molto, tutto tutto sommato sommato conta conta poco poco qua qua dentro, dentro, perché perché se se beta beta F F vale vale 100, 100, 1 1 più più 1 1 su su beta beta F F fa fa 1,01. 1,01. Se Se beta beta F F vale vale 200, 200, fa fa circa circa sempre sempre 1,1, no? no? Per Per cui cui qui qui mi mi conta conta poco. poco. Per Per essere essere sicuro sicuro che che qui, qui, questo questo qui qui io io facilmente facilmente posso posso trascurarlo, trascurarlo, no? no? Questo Questo qui qui invece invece dipende dipende da da quanto quanto vale vale RB. RB. Cioè Cioè io io devo devo essere essere sicuro sicuro che che RB RB diviso diviso beta beta F F sia sia molto molto più più piccolo piccolo di di RE. RE. Che Che se se RB RB diretto diretto beta beta F è F è molto molto più più piccolo piccolo di di RE, RE, allora allora IC IC è è praticamente praticamente uguale a uguale a VBB VBB meno meno VBON VBON diviso diviso RE. RE. Quindi Quindi vedete, vedete, sparita sparita dipendenza dipendenza beta beta F. F. Ok? Ok? Quindi Quindi questa è questa è la la condizione condizione che che mi mi serve. serve. Mi Mi serve serve una una polarizzazione a polarizzazione a 4 4 resistenze resistenze con con quella quella condizione condizione là, là, con con la la resistenza resistenza sull'emettitore sull'emettitore non non piccola, piccola, non non troppo troppo piccola, piccola, in in modo modo da da soddisfare soddisfare quelle quelle esequazioni. esequazioni. In In questo questo caso caso l'IC l'IC dipende dipende poco poco da da beta. beta. Bene, Bene, ora ora mi mi rimane rimane la la dipendenza dipendenza dalla dalla temperatura temperatura e e qui qui questa questa la la realizzo realizzo se se faccio faccio in in modo modo che che VBE VBE Se faccio in modo che, se faccio in modo che VBE meno VBO, VBB meno VBON sia molto maggiore della variazione di VBON che posso avere quando cambia la temperatura. Questa è la variazione di VBON nell'intervallo di temperatura considerato. Allora, quant'è questo intervallo? Beh, il coefficiente di temperatura di VBON è tipicamente, se il transistor è in silicio, è 2 milli, meno 2 millivolt per grado Kelvin. Quindi immaginate, se io voglio funzionamento in 100 gradi, tipo da, che ne so, da meno 20 gradi centigradi a 80 gradi, che è già un buon intervallo, delta VBON in quell'intervallo sarà meno 2 millivolt per grado per 100, sono 200 millivolt. Quindi se VBB meno VBON lo faccio ben più grande di 200 millivolt, diciamo la variazione la vedo molto poco. Esempio, potrei scegliere VBB meno VBON un paio di volt, quindi la variazione al più incide sul 10%, per il 10%, quindi tutto sommato la corrente la posso assumere costante. Okay? Più o meno così devo ragionare. Vedete, la polarizzazione ha quattro resistenze con circuito di autopolarizzazione, funziona bene se rispetto a quelle condizioni. Quindi VBB meno VBON, diciamo nell'ordine di almeno un volt, un paio di volt, sperabilmente, se voglio un'escursione di centinaia di gradi, e poi RB diviso beta F è molto minore di RE e questa è una condizione essenzialmente su RE. D'accordo? Se questa cosa è o su RB, se questa cosa è vera, IC praticamente è questa qua. Quindi vedete, l'ho bloccata. Una volta che IC è stata bloccata dai valori che ho messo nel circuito, a questo punto anche HIE e anche dov'è che ho scritto? Vado sopra. Anche HIE, HFE e HE variano un po' di meno.
Chiaramente questi parametri dipendono anche da altre cose, che non è detto che riesca a tenere contatto. In particolare c'è questo BTF che mi preoccupa, no? Che vedete mi compare in modo molto evidente. Quello non l'ho compensato, però ho fatto il primo passo. La cosa che è interessante è che, vedete, qui prendiamo questo circuito. Ok, per imporre il punto di riposo io devo imporre anche VCE. Ma se la IC l'ho fissata, la VCE anche mi viene fissata, perché guardate la maglia di uscita, no? Io posso dire che VCC è uguale a VCE più la caduta di tensione sulle due resistenze. Quindi io posso scrivere che VCC è uguale a VCE più la caduta di tensione su RC più la caduta di tensione su RE, in RE passa IE. IE. Per essere precisi, quindi questa sarà VCE più RC per IC più RE e qui devo mettere IC più IB, ma IB è IC su beta F. Vedete, quindi qui, questa qui è una retta, no? Sul piano VCE IC, questa è una retta. Che io scrivo in questo modo, VCC è uguale a RC più RE più per 1 più 1 su beta F, tutto per IC più VCE. Vedi, sul piano, questa è una retta. In realtà questa qui spesso, considerando beta f molto più grande di 1, quest'1 diviso 1 più 1 su beta f lo faccio diventare 1 e quindi questa la scrivo come rc più re per ic più uce. Allora vedete qual è la cosa interessante? Se ho bloccato ic, se ic l'ho scelto in modo abbastanza preciso, anche uce mi viene poco variabile. Quindi se fisso IC ho fissato anche VCE e quindi ho fissato il punto sulle caratteristiche. Quindi per esempio se io disegno un'altra volta le caratteristiche di uscita, che questa è una cosa interessante, in pratica io che cosa faccio? Immaginate che questo qui sia siano le caratteristiche di uscita. Questa espressione qui è quella che si chiama retta di carico, perché è la condizione esterna che vincola IC e VCE in aggiunta alle caratteristiche interne di diodo. Vedete, se la disegno, questa mi chiamo retta di carico, che è una retta, se fosse un'altra curva la chiamerei curva di carico, vedete quando IC è uguale a 0, VCE è uguale a VCC, quindi passa da questo punto. E quando VC uguale a 0 passa da un punto che è da un'intercetta verticale che è VCC diviso RC più RE. Quindi è questa retta qua. Passa da qui a qui. Ok. Questa qui. È la retta di carico. Per esempio, in qualche modo per IB fissata, io devo soddisfare sia la caratteristica interna sia la retta di carico e quindi il punto di riposo e l'intercetta tra le due. Mi chiamo Q quel punto. D'accordo? La cosa importante da notare è che una volta che ho fissato la IC, anche la VCE mi viene bloccata. E quindi ho fissato il valore del punto di riposo a variare dei parametri del transistor e a variare della temperatura. Ok? Quindi questa è una cosa che faremo per scegliere il punto di riposo. Vedete, il punto di riposo in questo caso come è fatto? Una volta scelto VBB, che dipende dalle resistenze R1 e R2, scelgo RE
e trovo il, facendo in modo che questa condizione sia soddisfatta, e trovo il valore della corrente di collettore, e poi con questa espressione trovo il valore della tensione tra collettore e emettitore. Ok? Dunque, facciamo un attimo un ragionamento. Chi è che assorbe le variazioni? Perché è evidente che se ci sono dei parametri che variano molto e i CVC in realtà riesco a fissarli con precisione, vuol dire che qualcos'altro assorbe, assorbe le variazioni. No? E ve lo dico subito, chi è che assorbe le variazioni? Vedete, IB è uguale a IC su beta F. Allora, ragazzi, delle due l'una, se beta F varia molto e i C riesca a non farlo variare granché, vuol dire che tutte le variazioni di beta F vengono assorbite dai B. Quindi è il B che assorbe tutte le variazioni. Tutte le variazioni di beta F. Quindi abbiamo che il B compensa tutte le variazioni di beta F in modo da darmi una C praticamente costante. E perché se ci sono variazioni di B, queste variazioni di B non mi danno noia? Torniamo un attimo indietro sul circuito. Vedete che circuito ho fatto io? Il circuito è questo qui. Perché se ho fatto in modo che RB per IB, RB per IB sia molto più piccolo della caduta su RE, il fatto che la corrente B cambi molto non mi cambia questa equazione, quindi di fatto la C rimane indipendente e robusta anche se ho grandi variazioni di IB. In pratica, le variazioni di IB diciamo, influenzano essenzialmente RB per IB, ma se l'RB è abbastanza piccola, tanto da far valere questa relazione, questa variazione qui no, non è importante. Quindi questo è anche un modo, c'è anche un altro modo di interpretare la stessa condizione, che è quella di dire abbiamo un partitore pesante, cioè la tensione sulla base, se la caduta RB per IB conta poco, vuol dire che la tensione sulla base è praticamente uguale a VBB, perché la caduta su questa resistenza interna RB conta poco. In questo senso il partitore è pesante, cioè la tensione sul nodo centrale del partitore non cambia se dal partitore assorbiamo una corrente di base IB. Ok? È esattamente lo stesso concetto. Quindi io un altro modo per valutare, questa ve la scrivo, la condizione. RB su beta F molto minore di RE corrisponde a dire che la corrente che passa nel partitore a vuoto, cioè VCC diviso R1 su R2, è molto maggiore di B. Quindi questa è la stessa cosa. Questa VCC diviso R1 più R2 è la corrente che passa nel partitore a vuoto. Se questa corrente è molto maggiore della corrente assorbita dalla base, vuol dire che il fatto che attacchi o stacchi il transistor dal partitore non mi altera funzionalmente il partitore. E questo è la stessa cosa di dire che la caduta su RB è talmente piccola che la tensione sulla base corrisponde alla tensione che ho a vuoto sul partitore. E questo qui, per esercizio, se volete, provate a vedere che queste condizioni sono uguali. Se queste condizioni sono uguali, vuol dire che quando è soddisfatta l'una, è soddisfatta l'altra e viceversa. D'accordo? Questa è una verifica che potete fare anche da soli come riprova. D'accordo? Oh, facciamo un piccolo esercizietto per vedere che. Per verificare se la cosa torna. Allora, prendiamo un transistor, ok? Facciamo un piccolo esempio, vediamo se abbiamo capito tutto. Prendiamo un transistor. Supponiamo che questo transistor beta F sia 200
e però che ci dicano, guarda, che questa WTF varia tra 100 e 300 in pratica. Quindi occhio, polarizzalo in modo tale che non sia molto dipendente da WTF. Allora, mi si chiede, guarda, fai in modo che il C valga 2 mA. E VCE valga 5 volt. Ok? Ma fai conto che c'è una tensione di alimentazione di 10 volt. Quindi noi questo è quello che vogliamo, no? IC 2 mA, VCE 5 volt. Allora, polarizza il transistor. La domanda è questa. Scegli i valori delle resistenze per polarizzare questo transistor. Allora, minima premessa, questo è microprogettazione, no? Perché microprogettazione? Perché mi si dà una specifica e mi si dice trova una soluzione che risponde alla specifica. Va bene? Occhio, come abbiamo visto altre volte, questa è una soluzione che risolve la specifica, non è la soluzione. Vuol dire, non è un problemino di matematica dove c'è una soluzione, di geometria dove c'è una soluzione giusta e tutto il resto è sbagliato, devo trovare la soluzione giusta. Io qui devo trovare una soluzione praticabile. Ok? E quindi ho tante soluzioni corrette e tantissime sbagliate. Quindi devo trovarne una sbagliata. Quindi questo vuol dire che ho diversi modi di affrontare il problema, tanti dei quali sono giusti, molti dei più sono sbagliati. Io vi faccio vedere uno giusto, ma ne potete trovare tanti altri giusti. Okay, quindi non dovete prendere come unica soluzione quella che vi mostro io. Io cosa posso fare? Dico, va bene, ho appena imparato la soluzione a quattro resistenze, il circuito di autopolarizzazione, uso quello e cerco di capire che valori dare alle quattro resistenze. Va bene? E non è l'unica soluzione, l'unico circuito di polarizzazione è che io in un corso di base di elettronica non vi posso far vedere tutto. Vi faccio vedere dei concetti un po' generali, poi con l'idea che uno, man mano che ne ha bisogno, impara quello che serve. Allora, io cosa dico? Va bene, VCIC me l'ha dato, quindi scriviamo l'equazione sulla maglia d'uscita. Bene, io cosa scrivo? Che VCC è uguale a VCE più RC per IC più RE, e qui dovrebbe essere IE, anzi, mettiamolo IE, e poi però gli dico, vabbè ragazzi, IE è praticamente IC, che il beta F è molto grande, quindi i correnti emettitore e correnti collettore sono praticamente uguali. Va bene, allora, dunque, questi sono 10 volt, qui voglio 5, e quindi devo scegliere questi altri 5 come li distribuisco tra questi due, ok? Allora io posso dire, IC la conosco, IC è 2 mA, una richiesta specifica, quindi la so. Quindi in pratica da questa equazione devo determinare il CRE. Allora, come le scelgo? Ecco, non abbiamo tutti gli elementi ancora, perché non sappiamo nessuna condizione di RC. Vi anticipo soltanto che RC è bene che sia grande. Ora non, con, è una cosa che vedremo più avanti dopo. Insomma, RC non deve essere piccola. Per cui io ho una condizione su RE, vedete, RE deve essere molto maggiore di RB su beta F, questo mi spinge a favorire un RE grande, però non posso far cadere tutti e 5 volt su RE e 0 su RC, perché ho delle altre condizioni per cui anche RC è importante che sia grande. Okay, anche che se non abbiamo ancora viste, perché insomma le vediamo da domani, direi. Allora, che faccio io? Posso fare così: scelgo di mettere 2 volte e mezzo qui e 2 volte e mezzo qui, salomonicamente, va bene? Allora, una volta che ho fatto questo, ho già determinato quanto vale RC, che RC quindi deve valere 2 volte e mezzo diviso IC, che sono 2 mA. Cioè deve essere 1,25 kilo. A questo punto, e anche RE vale lo stesso discorso, è 1,25 kilo.
Quindi abbiamo trovato il re. Perfetto. Ok. Allora. D'accordo. Adesso R1 e R2. R1 e R2. Come faccio? Dunque. Supponiamo di essere in zona attiva diretta. Perché lì voglio andare, 2000 per 5 volte è zona attiva diretta, e quindi cosa faccio? Faccio così, VB, che è questa, deve essere uguale quindi a VB on, perché tra base emettitore e zona attiva diretta ci sono, c'è una tensione VB on, più RE per la corrente IC, che ho detto uguale a IE, insomma io farò sempre questa approssimazione. Va bene, quindi io qui bisogna sapere che sappia anche quanto vale VB on. Beh, ve lo do io come dato del problema. Immaginiamo che VB on sia 0 6 volte. Ok, senza sapere nulla, insomma, se in silicio 0 6 va più o meno bene. Quindi ho trovato VB e VB è uguale a 0 6 più R per IC che è 2 5. Quindi è 3 1. Volte. Va bene. Allora, a questo punto vedete cosa allora, se se vale la condizione di partitore pesante, che vuol dire che RB diviso beta F è molto minore di RE, allora siamo a condizione di partitore pesante, che vuol dire che VB è uguale a VBB, che è la tensione che ho a vuoto. Questa è la condizione di partitore pesante, no? Si chiama condizione di partitore pesante. Cioè ho detto che è trascurabile la caduta di tensione sulla resistenza RB, la resistenza di Thevenin equivalente, no? Questa qui. Dov'è che l'ho disegnato? Aspettate. Questo qua. Pratica dico la VB che ho trovato è uguale alla VBB. E questo è equivale a quello che ho scritto qui, perché quando io scrivo questa relazione qui, VBB meno VB on, IC uguale a VBB meno VB on diviso RE, sto dicendo, e trascuro questo pezzo, vuol dire che trascuro la caduta sulla resistenza RB. Allora, questo dico che è uguale a RB, e allora, però questa condizione non ho, devo soddisfarla, non ho ancora scelta l'RB, no? Dipenderà da come scelgo R1 e R2. Quindi ci devo stare attento. Allora, di partitore pesante. Partitore pesante vuol dire che la corrente del partitore è molto più grande della corrente che prelevo dal partitore. Allora, quindi a questo punto VBB che è uguale a R2 diviso R1 più R2 per VCC, che è la tensione ai capi del partitore a vuoto, è uguale a 3,1 volt. Ok, a questo punto io posso risolvere il circuito perché vedete, io devo scegliere R2 e R1. Devo scegliere R2 e R1 in modo che questa condizione sia soddisfatta. Allora, io cosa devo fare? Devo scegliere R1 e R2 con questa condizione. Attento con RB, che è il parallelo di R1 e R2 molto più piccolo di beta F per RE. Ok? Quindi non sono proprio libero nello scegliere R1 e R2, devo soddisfare la condizione sotto. Vabbè, abbastanza facile, cosa posso fare? Guardate, banalmente. Io, quanto vale beta F RE? A condizioni normali beta F abbiamo detto vale 200. R vale 1,25 kilo,
E quindi questo prodotto fa 200 più 25 fa 250 kg. D'accordo? Quindi diciamo che se R1 più R2 faccio una decina di kg, tranquillamente ci sto dentro. Allora, io devo soddisfare delle disequazioni, non chissà che. Il parallelo di due resistenze è senz'altro più piccolo della somma, no? Anzi, certamente molto più piccolo della somma, no? È più piccola, è la più piccola delle due. Quindi, se per esempio faccio in modo che la somma sia 20 kg, il parallelo sarà ben più piccolo della metà, no? Perché la più piccola delle due sarà più piccola di 10 kg. Quindi questa cosa è soddisfatta. Una volta che ho scelto la somma, dall'equazione di prima trovo R2. Quindi poniamo R1 più R2 uguale a 20 kg. A questo punto posso ricavare R2, perché R2 mi viene 3,1 volt, quindi viene uguale a VBB per R1 più R2, che so quanto vale, diviso VCC. D'accordo? E quindi mi viene 3,1 per 20 diviso VCC, che è 10. Quindi questo fa 6,2 kg. E se R2 è 6,2 kg, R1 mi viene 13,8 kg. E ora a posteriori posso vedere quanto fa il parallelo delle due. Chiaramente il parallelo di R1 RB sarà il parallelo di R1 R2. Vedete, è piccolo. Devo fare il prodotto 6 e 2 per 13 e 8, diviso la somma, che è 20. Quindi, boh, quanto fa? Questo fa, faccio 6,2 diviso 20, fa 0,31 per 13 e 8. 0,31 per 13 e 8, facciamo una cosa un pochino a occhio, fa una cosa tipo 4. Aspettate, fatemelo fare. Vediamo cosa tipo 4. 0,31. 0,31 per 13,8 fa 4,28. Ok? Questi sono chilo e quindi la condizione senz'altro è soddisfatta. Ok? Quindi le ho trovate tutte. Che quindi adesso ho trovato 6 e no. Vabbè. R1 è questa qui, quindi 13,8 kg. Questa qui è R2 e è 4,28. Qui abbiamo detto 1,25 kg. E qui abbiamo messo 1,25 kg. Bene, vedete, io nel tirare fuori questi numeri ho fatto un sacco di scelte, no? Perché ho deciso qua di scegliere metà e metà. Chiaramente avrei potuto scegliere invece che 2,5 e 2,5, 3,2 o 2,3, mica sarebbe cambiato granché, no? Cioè, sarebbe cambiato, come dire, il valore delle cose, ma poi avrei soddisfatto comunque le specifiche. E anche qui la scelta di prendere R1 e R2 pari a 20, questa è arbitraria, no? L'ho scelto soltanto perché mi dava una RB in grado di soddisfare la specifica, ma se invece 20 mettevo 10 o 30, avrei soddisfatto lo stesso. Quindi non è sensibilissimo alle scelte che faccio. È carino, in questo caso io potrei dire, vabbè, mi fa vedere, ma se RB cambia, no? Scusa, se beta F cambia, quanto mi cambia il punto di riposo? Proviamo a fare questo conto. Quindi con beta F uguale a 200, mettiamoci un attimo qua, facciamo il conto preciso adesso, senza approssimazione. L'espressione che dobbiamo usare qual è? È questa qui. Questa che ho trovato prima, no? Che riguarda la maglia d'ingresso. Quindi vedete, IC è VBB meno VBON diviso questa roba qua. Allora, fatemelo fare un attimo. La ricopio, no? Allora, IC
è uguale a VBB meno VBON diviso, qui cosa c'era? RB diviso beta F più RE che moltiplica 1 più 1 su beta F. Bene? E poi invece per la VCE abbiamo, per essere precisi, questa espressione qui. No? Mettiamoci, visto che consideriamo la variazione di beta, mettiamoci anche quella senza trascurare il beta. VCC uguale RC più RE per 1 più 1 più beta F. Allora scrivo tutto. Le condizioni sono queste due. VCC uguale a IC che moltiplica RC più RE per 1 più 1 su beta F più VCE. Ok, quindi possiamo vedere cosa succede quando vai a beta F. Allora, prendiamo VBON 0,6. Immaginiamo che VBON vari poco. Ok? Allora, VBB con quello che ho fissato io vale, l'ho imposto prima, quindi non ti devi fare il conto, 3,1 volt. VBON mi ha detto 0,6. RB. RB vale 4,28. RE vale 1,25. Ok? Quindi abbiamo tutto. E anche RC vale 1,25. Allora, facciamo un attimo il conto. Vediamo un pochino, se posso aprire Python qui sotto. Allora, allora, vediamo un po'. Mi sto mettendo a fare il conto, eh. Aspettate, magari vi condivido anche lo schermo in modo più completo. Dunque, cosa devo fare? Vado su Teams e condivido lo schermo. Stop sharing e condivido tutto lo schermo. Vediamo un po'. Ok, allora, dunque, sono qui su questa finestrina. Okay, spero che la vediate, forse non la vedete tanto. Vediamo un po' se la ingrandisco un pochino. Ok, allora, io cosa devo fare? Dunque, vediamo un po'. VBB è uguale a 3,1, VBON è uguale a 0,6, ok, RB è uguale a 4,28, facciamo in kilo ohm e milliampere, va bene, RE è uguale a 1,25, ok, allora beta è uguale a 200. Allora scriviamo l'espressione. IC è uguale a che cosa? Devo fare VBB meno VBE on diviso RB diviso beta più beta F ovviamente più RE che moltiplica 1 più 1 diviso beta. Chiuso. È giusto il parole sbagliato le parentesi, mi sa che devo aggiungere un'altra parentesi. Perché devo aggiungere un'altra parentesi? Non mi torna. No, ho messo una parentesi di troppo all'inizio. Così dovrebbe bastare. Ok, vediamo un po'. 1,96 è quello che volevamo. 1,966, va bene? Quindi 1,966. Dunque, allora facciamo così. Lo cancello da qui. Facciamo una tabellina. Quindi, beta VBON, beta IC e VCE.
Allora, EC in milliampere e VC in volt. Allora, quando questo è 0,6 e questo è 200, IC vale 1,96 e 1,97. Prendiamo le prime tre cifre significative. 1,97 mA. VCE lo ricavo da quell'espressione là. Quindi, qui devo scrivere quanto vale VCC, che vale 10. E poi VCE è uguale a VCC meno, qui devo scrivere anche quanto vale RC. RC è 1,25. Ok. Allora, VCE è uguale a VCC meno IC che moltiplica RC più RE che moltiplica 1 più 1 su beta. Ok? 5,08. Vedete, questo 5 ovviamente mi accontento. Un po' di tolleranza ce l'ho, quindi torna, ok? A riprova. Allora, insomma, questa era facile. Allora, però io mi interessa far vedere che succede quando invece beta vale 100. Quindi per dire, è effettivamente robusta la soluzione. Allora, adesso cambio il valore di beta, metto beta uguale a 100 e faccio il calcolo di C. Ok, questo è, diciamo, un po' fatto da semplice semplice, ma insomma è sufficiente. Quanto è venuto il C? 1,93. Vedete, non è cambiato quasi niente. Rifaccio il calcolo di VCE e VCE è venuto 5,16. Quindi 5,17, se 1,93, 5,17. Vedete, non è cambiato quasi niente. Allora, se io qui mettessi beta, fatemi fare giusto per farmi notare, se io qui mettessi B. Mettiamo il B in microamperi. Il B cambierebbe un sacco perché il B è C diviso beta. Beta è cambiato tanto. Ok? Quindi, per esempio, in questo caso, il B, che è il C diviso beta, mi viene 0,019, quindi 19 microampere. 19 dispari. E nel caso precedente mi sarebbe venuto il doppio, che è 39, no? Facendo l'approssimazione alla microampere. Quindi il B sta assorbendo tutte le variazioni. Se invece vale 300 e VBON vale sempre 0,6, cosa succede? Beh, facciamo beta uguale 300, ricalcoliamo i C. Mi è venuto 1,98, vedete, non è cambiato praticamente niente. Ricalcoliamo VCE, è venuto 5,06, proprio non è cambiato niente. Quindi qui lo scrivo 1,98, vedete com'è robusto? E invece se vado al povero IB, IB è cambiato un sacco perché ovviamente IB è 0, è 6,6. Questo perché è così tanto? Sì, sono andato dall'altra parte, 6,6. Sì. Infatti ho sbagliato prima. Quando non ho fatto quello che non ho fatto al conto, ho sbagliato. Questo veniva circa 10. 1,97 diviso 1000 fa circa 10. Questo è 6,6 microampere. Quindi vedete, è cambiato veramente tantissimo. Ok? Allora, tanto per fare completare un po' questo ragionamento, se invece cambio la temperatura incide soprattutto sulla VBON. Però immaginate che aumenti la temperatura di 50 gradi, la VBON si riduce di 100 millivolt, quindi 0,1, diventa da 0,6 diventa 0,5 se aumento di 50 volt, di 50 gradi. Quindi tutto sommato aumento di temperatura significativo, ma mi porta una riduzione di VBON effettivamente piccola. Immaginate se diventa 200 il valore nominale. Se mi aumenta la temperatura di 50 gradi, VBON va a 0,5, fatemela cambiare, VBON non mi cambia tanto, l'IC, ricalcolo l'IC, aspettate no, però devo mettere beta a 200 ho detto, allora l'IC mi viene 2,04, vedete praticamente mi si sposta pochissimo, 2 e 0,4
e la VCE mi cambia. Qui si poteva fare con file Excel, veniva un po' più veloce, ma forse è più carino vederlo così, che si apprezza l'effetto d'impatto di ciascuna equazione, altrimenti cambia tutto insieme e si apprezza un po' di meno. Vedete, questo viene 4,89, quindi mi cambia proprio poco il punto di riposo, è molto molto stabile. Se abbasso la temperatura di 50 gradi rispetto al valore di temperatura ambiente, la VBE va a 0,7. Se prendo beta a 200, insomma, mi potevo aspettare. In pratica, avendo preso VBB abbastanza grande, VBB meno VBON è molto più grande della variazione che può avere VBON. Quindi l'effetto è effettivamente molto molto piccolo. Allora, cosa ho detto? VBE on uguale a 0,7. Vado a fare un'altra volta il C, mi viene praticamente invariato, no? 1,89. Vedi, mi cambia pochissimo. Stiamo meno del 10% più o meno, no? Forse 5% più o meno. E VCE, se lo rifaccio il conto, dunque VCE fa 5,28. Vedete, proprio una variazione effettivamente molto molto piccola. D'accordo? Quindi questa è la forza del circuito di autopolarizzazione a quattro resistenze. L'altra alternativa che si fa a volte è la polarizzazione. Questo non me lo faccio vedere. Questo si fa soprattutto quando si fanno circuiti integrati, cioè tutto su silicio con generatore di corrente. Cioè, qual è il modo migliore per imporre una corrente di collettore nota? È imporre la corrente di collettore. Quindi io metto qua una situazione per cui di fatto la corrente collettore la impongo con un generatore. Poi il resto del circuito può essere fatto in tanti modi diversi, ma insomma, per esempio, qui posso avere una resistenza e qui posso avere un circuito che non mi interessa neanche. La corrente collettore la impongo perché la impongo, non ci metto un generatore. Questa è una cosa che si vede abbastanza frequente ed è nei casi in cui mi torna più comodo avere un generatore di corrente che mettere una resistenza sull'emettitore. Però nei casi che più frequentemente vedremo noi, circuito di autopolarizzazione con quattro resistenze è effettivamente sufficiente. D'accordo? Allora, domande, chiarimenti ci sono. Ditemi voi. Nulla? Sì, ma siete un po' silenziosi. Ci siete, vero? Ah, ok. Va bene, dubbi, domande? Ci siamo fin qui? Va bene. Ok, allora se ci siamo, va bene, ci fermiamo qui per oggi, ci vediamo domani regolarmente, poi facciamo la pausa. Poi, insomma, come sapete, anche in questa fase qui di lezione a distanza manteniamo l'orario dell'interruzione pasquale. Quindi, insomma, domani ci vediamo e poi ci vedremo successivamente la settimana prossima. Va bene. Allora, a domani, arrivederci. Arrivederci.